Salutiamo ancora una volta Ermanno Pieroni, buonasera. Buonasera a voi, buona serata. Buonasera. Allora, Ermanno, stavamo un po' cercando di capire com'è la situazione. Ti chiedo, perché è la prima cosa che, ecco, che tutti ci stiamo chiedendo, se quanto apparso nel bando era quello che anche ovviamente l'imprenditore Giorgio Lacava e quelli che sono vicini al tuo gruppo si attendevano a livello di cifre, o ci sono cifre superiori rispetto alle attese? Allora, dico che sulle ali dell'entusiasmo di quella che è stata una grande vittoria della squadra su Livorno, non nascondo che sia il gruppo del Ragioner Minetti con Simone Corradi, sia Giorgio Lacava, ci siamo riuniti dopo la partita e devo dire ho palpato con mano, toccato con mano, che chiaramente anche questa vittoria li aveva ulteriormente proiettati nella chiusura, diciamo, di questo accordo che si era raggiunto anche sulle cifre. Si parlava anche di cifre importanti, perché si parlava intorno a 1 milione di euro, che erano state anche equamente distribuite come quote sociali tra i due gruppi. C'è anche la partecipazione del signor Anselmi, che aveva già dato un aiuto importante quando il sindaco Minetti, cioè quando il sindaco Ghinelli si era mosso e aveva risposto dando già all'epoca la disponibilità nella famosa formazione di questo importo di 372.000 euro, anticipando che avrebbe sottoscritto quote. Quindi c'era tutto pronto, compreso l'1% che a nostro avviso è sacro, tra virgolette, di Orgoglio Amarante. Quindi avevamo, si erano stretti la mano e aspettavano ovviamente l'uscita del bando. Bando che è uscito venerdì, dove però le cifre sono differenti. Sono differenti perché? Perché ci sono circa 400.000 euro di questi tributi, che è un po' una questione anche un po' forse da valutare bene dal punto di vista legale, se debba rientrare o non rientrare. Si dice che sono debiti sportivi, ma io personalmente non sono un esperto in materia, anche se conosco che in altre situazioni, quando c'è stato l'esercizio provvisorio, il cosiddetto fallimento pilotato, probabilmente ecco quello che era il contesto dei pagamenti all'erario precedenti dovevano decadere, però non è mia materia e quindi diciamo siamo purtroppo, abbiamo dovuto prendere atto di questa cosa. E questa ulteriore variazione ha un po', diciamo, raffreddato, almeno sulla carta. Mi auguro che poi in queste ore, tra oggi e domani, ci sia magari questo ripensamento di questa disponibilità, che era molto importante, anche perché avevamo a che fare con un gruppo commerciale serio, importante, affidabile, che aveva con noi sottoscritto anche un accordo di 3 anni, quindi si parlava di non solo salvare l'Arezzo oggi, ma gettare le basi per fare un programma molto serio. Al momento questa, diciamo, questa situazione sta, a quanto sembra, un pochettino raffreddandosi, però io sono sempre speranzoso, per me il bicchiere lo vedo sempre mezzo pieno e mi auguro che si possa arrivare a una soluzione. Diciamo che ove questo non dovesse verificarsi, nel senso che non riusciamo a portare appunto in porto questo discorso con il socio importante, Simone Corradi, quindi il gruppo Minetti, è chiaro che cambiano gli scenari. Ma soprattutto c'è un problema serio, quello dei tempi. Ecco, quest'ansia, questa fretta, che per esempio Vicenza c'è un'asta che viene fatta a maggio, lo scorso anno il Como, alcune valutazioni vanno fatte, poi non so per quale motivo dopo la prima asta si debbano portare i libri in tribunale. Io mi auguro, perché credo fermamente nella competenza, guardi, lo sottolineo, la professionalità, ho avuto modo di parlare con i due curatori, sono veramente due persone straordinarie. Sono persone ovviamente che devono rispettare le leggi, che però qui siamo anche nel calcio, dove obiettivamente un po' di respiro lo dobbiamo avere, soprattutto se dovesse verificarsi questa eventualità che viene meno un socio importante. Noi che dovremmo fare? Dovremmo trovare modo di sostituirlo, e non è che lo possiamo fare in 5 giorni, perché dobbiamo fare una NUICO, una società SRL, distribuire la quota, cioè richiamare un po' l'attenzione della città, chiedere aiuto perché si possa concludere questa cosa, anche perché ribadisco, sia da parte di Giorgio Lacava che da parte del signor Anselmi, non è che ci sono cambiamenti di rotta, tutt'altro, sono più che determinati a raggiungere l'obiettivo. Certo, però più che cambiano sempre i numeri, una volta c'è la fiduzione doveva essere una voce attiva, 350.000 euro,
chi ha fatto i danni, tra virgolette, probabilmente se non viene incassata entro il 15 ottobre se la ritrova bella bella sul tavolo e risparmia 350 euro. Qui anche questa è rateizzazione, cioè io non faccio nomi, ma qualcuno ha anche detto giustamente stiamo pagando i debiti di Ferretti, non va bene? Allora dico, la disponibilità c'è, è cominciata questa grande partecipazione della tifoseria, della città, delle istituzioni, di una squadra che veramente questi ragazzi vanno elogiati, abbracciati per quello che stanno facendo, nonostante tutte le problematiche che hanno avuto. Ci stiamo, per così dire, impegnando tutti al massimo, sarebbe un peccato, sarebbe un delitto che a mio avviso non dovessimo arrivare all'obiettivo che ci siamo proposti. Quindi una soluzione, diciamo, di buonsenso potrebbe essere quella di rinviare questo. Intanto fare la seconda asta, perché dove sta scritto che non ci sia, sì, deve essere solo la prima, eh? C'è un'asta seconda, ci saranno dei termini, una riduzione del 20%, quello che la legge, io penso che anche in questo caso non vedo perché non debba essere, oppure si trova una soluzione dal punto di vista tecnico, si può rinviare, ci sia dato, abbiamo bisogno di tempo per definire nell'augurio migliore con il gruppo che sin dall'inizio si è messo al tavolo con noi, oppure trovare delle soluzioni alternative che possono garantire la salvezza della società dell'Arezzo. Certo, quindi insomma il margine, ora noi tra poco proveremo a collegarci con uno dei curatori, quindi gli faremo questa domanda se questo è uno scenario possibile, e ci sarebbe in quel caso, in caso appunto che ci sia una seconda asta da coprire solo la prossima scadenza intanto? Ecco, ripeto, io non sono un tecnico, posso solo dire che poi ci sarà modo di vedersi, di incontrarsi, tra l'altro non sono soggetto giuridico interessato a poter parlare e disturbare anche i curatori, ma c'è un soggetto giuridico che è Orgoglio Amaranto, che all'1%, che è quello che grazie alle iniziative che ha preso ha avuto la disponibilità del Tribunale, del giudice delegato, che ha esaminato positivamente quelle che erano le rimostranze di chi aveva il diritto di dire che le cose non erano state fatte bene, è stato decretato un fallimento, concesso un esercizio provvisorio che era strettamente legato al fatto che dovevano essere pagate entro il giorno 16 le 372.000 euro con i compensi di gennaio e febbraio dei calciatori, cosa che è stata puntualmente fatta. Vero è una cosa, io posso capire anche le difficoltà della curatela, dei due curatori fallimentari, perché chiaramente non è che ci siano somme ingenti a disposizione della cassa, quindi io credo che come minimo si debba però garantire a questi signori almeno di avere le spese correnti, cosa che secondo me è fattibile la cosa. Guadagniamo un po' di tempo, perché secondo me è anche nelle aspirazioni dei curatori fallimentari dello stesso Tribunale, perché ha capito quanto sta a cuore alla città la salvezza dell'Arezzo, quindi secondo me se si trovano le soluzioni nel rispetto, è ovvio, è scontato, di quelle che sono le leggi, ecco, io penso che a questo punto una disponibilità reciproca possa portare ugualmente, ecco, la soluzione finale. Io so che Giorgio Lacava nella giornata di mercoledì verrà ad Arezzo, mi auguro che anche possa incontrare i curatori e possa parlare, vedere, discutere, controllare un po' queste situazioni, dato mandato ai suoi commercialisti e ai suoi legali di affrontare il tutto. Mi auguro altresì, lo ribadisco, che il gruppo Simone Corrali possa sempre stare insieme a Giorgio Lacava e al signor Anselmi, perché sicuramente secondo me si può fare una società forte che può dare un futuro all'Arezzo. Sarebbe veramente un delitto, un peccato che per una questione di 15 giorni non riusciamo ad arrivare all'obiettivo. Grazie Ermanno Piagoni, parole che fanno riflettere, ci sentiamo presto, grazie.